9 dicembre 1909 nasce Sara Ferrati, una delle più grandi attrici teatrali italiane. La recitazione misurata, essenziale, intensa, la dizione scandita e tagliente, il rigore stilistico delle interpretazioni diventarono il termine di paragone costante per generazioni di nuove leve. Toscana, diplomata all'Accademia Fiorentina, a 24 anni ottenne il primo grande successo interpretando il personaggio di Elena nello shakespeariano Sogno d'una notte di mezza estate, per la regia di Max Reinhardt, al fianco di grandi come Memo Benassi e Rina Morelli. Ben presto entra come prima donna nella compagnia stabile del Teatro Eliseo di Roma e si fa apprezzare anche nelle pièce di opere di Ibsen, Pirandello, Chekhov. Negli anni 50 è ormai una diva. Diretta da Luchino Visconti, riscuote grandi consensi nella Medea di Euripide e nell'Elettra di Sofocle. Dopo molte richieste, accetta di mettersi alla prova negli sceneggiati televisivi. Memorabile nel 1972, Sorelle Materassi, dal romanzo di Aldo Palazzeschi. Ma resterà sempre fedele al teatro, a cui si dedicherà sino a poco prima della sua morte, avvenuta a Roma il 3 marzo 1982.